Ciao a tutte, in questo video voglio farvi vedere come fare una chiusura delle maglie a tubolari. In questo caso sto lavorando delle coste 1 a 1, quindi un dritto e un rovescio, e voglio fare appunto la chiusura tubolare. Iniziamo subito dal tagliare il filo del lavoro, perché ovviamente io devo lavorare con un ago da lana, per cui ho bisogno che il filo abbia una fine. Si calcola più o meno la circonferenza del progetto per 3 volte, per cui sto un po' larga, quindi sono a 2, e lascio un pochino di coda in più. Taglio il mio filo. E prendo il mio ago da lana. In questo caso uso un ago con la punta piegata in questo modo. Non è indispensabile averlo così, può essere anche dritto, però io con questo mi trovo meglio. Inserisco il mio filo e inizio. Allora, come dicevo, sto lavorando con coste 1 a 1, per cui la mia ultima maglia sarà un rovescio, mentre la prima un diritto. In questo caso uso due marcatori e ne metto uno sulla prima maglia a diritto e l'altro sulla prima maglia a rovescio, nella parte interna. Ok, una volta messo il marcatore sulle prime maglie, inizio con la chiusura. Siccome questa chiusura lavora rovescio con rovescio, diritto con diritto, io ho il filo sull'ultima maglia a rovescio, per cui devo andare a prendere l'altra maglia a rovescio, che sarà la prima a rovescio del giro. Devo prendere questa maglia a diritto, per cui entro con l'ago tra le due maglie in questo modo, tiro il filo, avvicino i miei ferri e prendo questa maglia a diritto. E tiro bene. Ora il primo diritto lo prendo a diritto e lo faccio cadere dal ferro e vado a prendere l'altro diritto a rovescio. Il rovescio tiro sempre un po' il filo, il rovescio lo prendo a rovescio, lo faccio cadere dal ferro, entro tra le due maglie come prima, in questo modo, e tiro il filo. E prendo l'altro rovescio a diritto. Diritto a diritto faccio cadere dal ferro. Diritto a rovescio. Rovescio a rovescio faccio cadere dal ferro. Rovescio
a diritto, portando il filo sul davanti. Diritto a diritto faccio cadere dal ferro. Diritto a rovescio. Rovescio a rovescio faccio cadere dal ferro. Rovescio a diritto. Diritto a diritto e diritto a rovescio. E vado avanti così fino ad arrivare alle ultime maglie. Vedete che già si capisce che la chiusura è tubolare. Ci vediamo alla fine del giro. Ok, sono arrivata alle ultime maglie, ho il filo dietro perché ho lavorato questo rovescio a diritto, quindi ora diritto a diritto, diritto a rovescio, rovescio a rovescio. Faccio cadere la maglia, passo in mezzo e rovescio a diritto. Diritto a diritto, faccio cadere la maglia e vado a prendere il mio diritto a cui ho messo il marcatore. Tirando un po' si trova e lo prendo a rovescio. Questo posso toglierlo. Poi rovescio a rovescio faccio cadere dal ferro. E rovescio sempre dal marcatore a diritto. E ho chiuso il giro. E questo è il risultato della chiusura tubolare. Vedete, le maglie hanno una continuità anche sopra ed è molto elastica anche. Spero che il video vi sia stato utile e come sempre alla prossima!